Iran martyrs. Oggi le relazioni tra Iran e Israele sono caratterizzate da una profonda ostilità. Sono passati ben 40 anni dalla rivoluzione del 1979 e da quando l'Iran ha tagliato tutti i collegamenti diplomatici ed economici con Israele. Israele, d'altro canto, vede l'Iran come una minaccia esistenziale, specialmente a causa del programma nucleare iraniano e del supporto a gruppi come Hezbollah, che fanno la guerra a Israele tramite procure. Queste tensioni poi hanno portato a conflitti sempre più violenti e sempre più frequenti, fino all'escalation che abbiamo avuto durante le ultime settimane. Ma c'è sempre stato odio tra questi due paesi e questi due popoli? A differenza di quanto si può pensare, la storia dei due paesi è altamente interconnessa e entrambe hanno delle radici profonde, caratterizzate da rispetto reciproco e cooperazione a volte. Oggi esploreremo un capitolo della storia antica per capire meglio la relazione tra questi due paesi e le loro radici. Il popolo ebraico entrò in contatto con i persiani nel 586 a.C., quando i babilonesi sotto il re Nabucodonosor II conquistarono Gerusalemme, distruggendo il primo tempio e deportarono gran parte della popolazione ebraica a Babilonia. Questo periodo è noto come l'esilio babilonese, uno dei momenti cruciali della storia ebraica. Nonostante la strenua difesa, gli ebrei si trovarono strappati dalle loro terre e privati del loro centro religioso e culturale. Molti vennero posti in schiavitù o ai lavori forzati, mentre altri furono costretti ad essere assimilati dalla società babilonese. Fu durante questo periodo di crisi che emersero figure profetiche come Ezechiele e Isaia. Questi profeti non solo mantennero viva la speranza di un ritorno in Giudea, ma svilupparono anche nuove interpretazioni teologiche che avrebbero plasmato il futuro dell'ebraismo. Stiamo principalmente parlando della militarizzazione del concetto di Messia. Messia era un titolo riservato principalmente ai re ed alcune figure ritenute sacre. E tutto il popolo ebraico aspettava praticamente un messia, aspettava che qualcuno nascesse da quelle fila e potesse trarre il popolo verso la liberazione, praticamente alla stessa maniera di come Mosè aveva fatto per trarsi via dal giogo egiziano. Eppure, tutto immaginavano gli ebrei, tranne che il loro liberatore venisse da est e che non fosse uno di loro. L'impero persiano, fondato da Ciro il Grande nel 550 a.C., si distingueva per la sua straordinaria tolleranza religiosa e culturale. Al suo apice, questo vasto impero si estendeva dall'attuale Iran fino all'Egitto e all'Asia Minore. In un mondo violento, dove i vinti perdevano tutto, la politica persiana rappresentava uno spartiacque, qualcosa di diverso. Invece di imporre la propria cultura e religione sui popoli conquistati, l'impero persiano permise loro di mantenere le proprie tradizioni e le pratiche religiose. Ovviamente non si trattava di un atto di benevolenza, ma si trattava di un astuto stratagemma al fine di mantenere la stabilità all'interno dell'impero. A partire dal 600 a.C., Ciro il Grande, cui nome originale era Hurosh, intraprese diverse campagne militari volte ad espandere il suo regno. Ciro sapeva che al fine di garantire la supremazia dell'impero persiano era necessario scontrarsi contro quelle che erano le potenze regionali, forse le superpotenze dell'epoca, ossia l'impero babilonese. Dopo diverse battaglie, Ciro riuscì a sottomettere i babilonesi entrando a Babilonia. Per lui, quello rappresentò il momento in cui riuscì a sopraffare il più acerrimo dei suoi rivali. E all'epoca, quello di Ciro rappresentava l'impero più grande che il mondo avesse mai visto. Fu l'anno successivo alla conquista di Babilonia, tuttavia, nel 538 a.C., che Ciro emise un decreto che avrebbe cambiato il corso della storia ebraica. L'editto di Ciro. Questo è un editto che è menzionato sia nella Bibbia, nel libro di Esdra, sia nel famoso cilindro di Ciro. Questo editto permetteva finalmente agli ebrei di tornare in terra natia e di ricostruire il tempio che era stato distrutto. Ma c'era di più. Ciro concesse anche la possibilità agli ebrei di poter ricostruire il tempio finanziandolo personalmente. L'impatto di questa decisione sul popolo ebraico fu immenso. Nel libro di Isaia Ciro viene chiamato addirittura Messia. È l'unico non ebreo a ricevere questo titolo nella Bibbia, a testimonianza della gratitudine del popolo verso il re persiano. Il ritorno degli ebrei in Giudea e a Gerusalemme non fu un processo semplice, anzi ci vollero diversi decenni, e il supporto dei successivi re persiani. Sotto il regno di Dario I, la ricostruzione del Tempio ricevette un nuovo impulso, nonostante l'opposizione di diversi gruppi locali, e Dario confermò l'editto di Ciro e fornì ulteriore sostegno. Il secondo Tempio venne completato nel 516, solo 70 anni dopo la distruzione del primo. Con il ritorno di sempre più figure a Gerusalemme, si poté diffondere così lo sviluppo della cultura e anche lo sviluppo delle leggi rabbiniche, una delle pietre miliari dell'ebraismo. Ma non tutti gli ebrei vollero tornare in Giudea.
Alcuni si erano perfettamente integrati con la società multiculturale dell'impero persiano, formando comunità fiorenti in città come Susa, Ectabana e Persepoli. Queste comunità mantennero la loro identità culturale e religiosa, pur rimanendo integrati. Gli ebrei in Persia godevano di una notevole libertà religiosa ed erano anche capaci di raggiungere alte posizioni nell'amministrazione dell'impero. Un esempio chiave di questa integrazione e influenza lo ritroviamo all'interno del libro di Ester, uno dei testi dell'Antico Testamento. Il libro di Ester è ambientato alla corte del re persiano Assuero, identificato da molti studiosi con Serse I, praticamente il cattivo di 300. Vieni, Leonide, ragioniamo insieme. La storia narra di come una giovane donna ebrea, Ester, divenne regina di Persia e salvò il suo popolo da un complotto di sterminio orchestrato da Aman, un altro funzionario del re. Ester era una giovane ebrea orfana di Susa e le venne allevata dal suo cugino Mardocheo. Quando il re Assuero decise di scegliere una nuova regina, Ester venne selezionata e grazie alla sua bellezza e intelligenza riuscì a conquistare il cuore del sovrano divenendo regina. Mentre Ester godeva però della sua posizione, Aman tramava nell'ombra ed era offesa dall'umiliazione subita da Mardocheo, il quale si rifiutò di prostrarsi davanti a lui e Aman, considerandolo un inferiore, non riusciva ad accettarlo. Aman si decise a convincere il re a emanare un decreto che condannava a morte tutti gli ebrei dell'impero. Mardocheo era venuto a conoscenza del piano. Mardocheo chiese ad Ester di intervenire. Ma parlare col re di Persia non è una cosa semplice, era necessario venire chiamati alla corte. Alla stessa maniera, Ester non aveva rivelato di essere ebrea, e quindi il pericolo era doppio. Ester tuttavia non si lasciò abbattere e mostrò il suo eroismo. Ester decise di agire invitando il re ed Aman ad un banchetto e trovò finalmente il coraggio di rivelare la sua identità ebraica e denunciare il complotto. Ester avrebbe detto praticamente al re di Persia: se vuoi cominciare a uccidere gli ebrei, dovrai cominciare da tua moglie. Il re fu convinto e, infuriato dal tradimento di Aman, ne ordinò l'esecuzione. E nel giorno del loro sterminio, gli ebrei riuscirono a ribaltare la situazione, ottenendo la vittoria sui loro nemici. A memoria di tale avvenimento, ancora oggi gli ebrei celebrano il Purim, una sorta di carnevale e un momento gioioso con mascherate, banchetti e lettura del libro di Ester. Il Purim è un momento per ricordare l'importanza della solidarietà, del coraggio e della fede. La fede capace di cambiare le carte in tavola, nonostante la situazione sia disperata. Sono delle storie interessanti che fanno pensare alla resilienza del popolo ebraico e al modo in cui durante i conflitti anche gli israeliani hanno preferito attaccare prima o intraprendere iniziative a dir poco folli al fine di difendersi contro i propri nemici. Ora facciamo un balzo di qualche millennio in avanti, durante il periodo dello Shah Reza Pahlavi, appena dopo la Seconda Guerra Mondiale e alla creazione dello Stato di Israele. Reza Pahlavi sapeva che la partizione della Palestina e di Israele avrebbe creato decenni di guerra. Tuttavia Israele per l'Iran rappresentava una pedina importante sullo scacchiere medio orientale. Israele era considerato un perfetto modo di controbilanciare gli stati arabi, che nonostante anch'essi fossero musulmani, facevano parte dell'Islam sunnita invece di quello sciita. E allo stesso tempo gli arabi e i persiani sono due popolazioni diverse, con usi e costumi diversi, ma accomunati principalmente dall'Islam. E anche Israele vedeva l'Iran come un possibile alleato. Durante alcuni dei conflitti più importanti della storia di Israele, come la guerra dei sei giorni, l'Iran fornì risorse al fine di continuare la propria battaglia. Al tempo stesso la cooperazione tra i due paesi andava sempre più integrandosi, a punto di lavorare su progetti militari, come la costruzione di missili. Tuttavia, l'avvento della rivoluzione del regime degli Ayatollah mise fine a tutta questa cooperazione e iniziò decenni di ostilità, proprio quelli in cui viviamo oggi, in cui vediamo il culmine di queste relazioni fallire. La storia delle relazioni ebraico-persiane sono testimonianza di come i popoli possono collaborare e apprendere vicendevolmente. L'impero persiano, con la sua politica di tolleranza religiosa, non solo permise agli ebrei di sopravvivere come popolo dopo la tragedia dell'esilio babilonese e di non estinguersi, ma fornì anche le condizioni per una rinascita culturale e religiosa che avrebbe plasmato il futuro dell'ebraismo. Oggi Iran e Israele si fronteggiano come nemici, è vero, ma è anche vero che non è sempre stato così. La loro storia condivisa di cooperazione e rispetto reciproco offre una prospettiva unica sull'attuale conflitto e forse anche una speranza per il futuro. Analizzare questa storia ci fa capire che le relazioni internazionali non sono fisse, ma sono qualcosa che cambia continuamente.
Sono tantissimi i paesi che infatti seppelliscono l'ascia di guerra per poter mettere da parte le loro divergenze e lavorare verso obiettivi comuni. Così come questa antica alleanza e cooperazione si è trasformata poi in conflitto, esiste ancora la possibilità che tale conflitto torni a essere una cooperazione. E per quanto possa essere controverso, voi che ne pensate? È possibile riottenere una cooperazione tra i due paesi? Credete che sia possibile solo in un'ottica politica contro un terzo nemico, come può essere l'Arabia Saudita o gli altri stati del Medio Oriente? Oppure è possibile ottenere sul lungo periodo un'integrazione più forte tra tutti i paesi presenti? Questo è un tema che scotta, ma vi invito a scrivere nei commenti cosa ne pensate. Per oggi è tutto. Se c'è una storia che volete che io racconti, per favore scrivetela nei commenti o mandatemi un messaggio e ci vediamo con la prossima storia. Ciao!